Vedi? Vedo, vedo. Ripartiamo da una rassegna stampa e vi voglio far vedere il titolo e il sottotitolo. E leggiamo. Grande Pitti Grilli. Esattamente, sono contento. Che io onestamente, fino a che non me l'hai fatto conoscere tu, non sapevo manco che esistesse. Esattamente. Ma per dire che insomma io sono uno abbastanza attento, figura degli altri ignari, se mai hanno sentito nominare neppure il nome. Esatto, allora, ti voglio raccontare un paio di cosette e poi dopo parliamo anche di questo. Sono molto contento, perché per me Pitti Grilli è sempre stato un grandissimo maestro. Un mentore. Sì. Un grandissimo maestro, consiglio a tutti i nostri amici, se trovano qualche libro di Pitti Grilli, che è scritto in maniera molto semplice, molto accessibile a chiunque, in qualche bancarella, consiglio di acquistarli, perché impareranno moltissimo. Tra l'altro io leggevo, quando ero ragazzo, una rivista settimanale, che era la contraltare del Corriere, della Domenica del Corriere, che era molto più venduta, molto più nota, semplicemente perché era gestita dal Corriere dal potere. Dal Corriere della Sera, anche lì dal potere della Banca Commerciale Italiana, ricordiamoci. Era fatta molto bene, però quella più interessante della Comit, che in realtà tutto era fuorché italiana, anche esattamente, lì. Esattamente. Ricordiamo la nascita della Comit. Tant'è vero che la banca più importante italiana di oggi nel mondo è l'erede diretta della Comit Intesa San Paolo. Allora, c'era questa rivista che si chiamava La Tribuna Illustrata ed era fatta più o meno... Molto bella, con la bellissima foto in prima pagina, dipinto. Tutti i disegni, sì. Né più né meno nel Corriere della Sera, sì. Della Domenica del Corriere. Le pagine centrali recavano a destra un articolo raccontino di racconto molto esilarante, molto moraleggiante e critico della società di Pitti Grilli, e a sinistra c'era una pagina, anche quella estremamente interessante, di Palamidessi. Questo Palamidessi era uno che prediceva il futuro, diceva tutte queste cose, si interessava molto di magia e di cose similari, che io leggevo con molto interesse, tant'è vero che oggi il nome Palamidessi, nell'ambito di persone che si interessano di occultismo, eccetera, gira ancora come personaggio molto informato. Allora, io l'ho voluto far vedere perché finalmente qualcuno ha citato Pitti Grilli. Vi voglio leggere semplicemente poche righe di questo articolo, che è di Bruno Tinti. Inizia ovviamente in prima pagina, eccolo qua. Nel 1929 uno scrittore torinese, in realtà nato a Saluzzo, Pitti Grilli, pseudonimo di Dino Segre, pubblicò un libro fantastico, L'esperimento di Potter. Di Segre lo sai che sappiamo. Lo sai? No, perfettamente. E lui, lo sapeva anche lui. Farò vedere tutto. Io ho conosciuto certa gente proprio grazie a Pitti Grilli, dopo farò vedere. L'inizio è folgorante. Potter, presidente di sezione del tribunale, Tribunal de Grande Instance de Paris, legge il dispositivo di una sentenza che lui e due giudici all'atere hanno appena emesso. In nome del popolo francese, eccetera, eccetera, visti gli articoli, eccetera, eccetera, considerato che, eccetera, eccetera, e soprattutto perché il giudice che è seduto alla mia destra è un cretino e il giudice che è seduto alla mia sinistra è un altro cretino, voi, Maria Lanson, siete condannata a 3 anni di reclusione, 2.000 franchi di ammenda e ai danni verso la parte resa. Avete 3 giorni di tempo per ricorrere in appello e vi consiglio di appellare
perché fortunatamente non tutti i giudici sono così credini come questi due. Più tardi Pott, che subito dopo dà le dimissioni, spiegherà a un suo amico, ex procuratore generale, perché i suoi due colleghi sono dei cretini. Il mese scorso volevano la condanna di un tale che aveva contrabbandato una scatola di sigari. I miei colleghi pretendevano, oltre alla condanna, il sequestro del mezzo con cui era avvenuto il contrabbando. Sai che cos'è il mezzo? Una nave. Ho dovuto dibattermi come un epilettico per spiegare loro che era meglio una assolutoria ingiusta piuttosto che sequestrare a causa di una scatola di sigari un transatlantico mettendo a spasso un comandante, 20 ufficiali, 18 macchinisti, 24 fuochisti, 2 commissari, 2 medici, 25 camerieri, 3 cuochi, 40 marinai, 15 eccetera eccetera eccetera. Va bene, lo interrompe ridendo l'amico, anch'io ho sopportato la mia buona dose di cretini. Ricordo la fatica di spiegare che non era il caso di sequestrare tutti i computer di un'azienda il cui titolare era indagato per frode fiscale e che era sufficiente fare una copia integrale degli hard disk con un paio di strumenti che avevo di nuovo faticosamente obbligato il ministero a fornirci. Così spiegavo, l'azienda poteva continuare a lavorare e a guadagnare i soldi che avrebbe dovuto utilizzare per pagare le tasse e le relative sanzioni. Mi sembra che tutto questo sia... Pitigrilli era di una profondità incredibile, poi raccontava in maniera molto allegra, ma è quello che sta succedendo. Sardonica. Non so se gli amici hanno capito, è quello che sta succedendo in Italia. A questo no, fanno il pelo nel culo, sì. Misurano la lunghezza del pelo nel culo, sì. Ma non guardano la trave, esatto, che sta nell'occhio dell'altro, esatto, avversario. Esattamente, è questo che volevamo. A questo tipo di giudici, immagino, pensava Luca Enriquez, professore di diritto societario all'Università di Oxford, quando ha scritto l'articolo pubblicato dal Corriere della Sera venerdì scorso dal titolo «La cultura giuridica dell'Italia va riformata». Oh, ma guarda che grande intelligenza di questo Enriquez! Se n'è accorto? Mortaccio. Dopo 30 anni... Ma va riformata nel senso che interessano a loro signori, certo. Al professore Enriquez, certo. Al professore Enriquez dell'Università londinese. Perché dice troppo lassista. Sì, dice, è troppo favorevole al popolo. Troppo lassista. Capito? Allora, alla fine leggiamo anche l'ultimo pezzo. Che questo è veramente. Ah no, a proposito di lassismo no. Ieri c'era il telegiornale, mi sembra TV7, sì. Che stava guardando mia moglie, poverina, che ancora crede alle cazzate, sì, che raccontano i telegiornali. A Roma hanno praticamente messo tutta una serie di ostacoli in cemento armato, sì, in tutte le, sì, localizzazioni più, sì, diciamo, a rischio, sì, secondo, sì, loro, dicono per gli integralisti, sì, islamici, sì, in realtà è tutto fatto in funzione della rivolta popolare, che, esatto, prossima avventura, che non hanno capito che non serve a un cazzo, quelle serve per un camion o un camioncino, scusa, che quando ci arrivi col carro armato te ne strafotti, non solo. Oppure vai anche solo a piedi, te ne strafotti del riparo in cemento armato. Ma infatti. Allora, conclusione dell'articolista Bruno Tinti. Non voglio negare al professore Enriquez l'onore delle armi. Negli anni Ottanta un giudice del lavoro ordinò a un panettiere di riassumere un suo dipendente licenziato perché la mattina presto, prima di cominciare la panificazione, scopava la di lui moglie. Sì, ho visto un film bellissimo con, non mi ricordo, un comico che faceva, era con Fantozzi, con Fantozzi che era geloso della pina perché andava sempre, comprava una marea di pane dentro casa, sì. E quello l'ha preso come spunto. Sì, appunto, sicuramente il film di Fantozzi ha preso lo spunto di questa sentenza, certo, che è molto interessante. Allora, la di lui moglie sul tavolo dove veniva impastata la farina.
La motivazione, il fatto avveniva fuori dell'orario di lavoro, quindi tu puoi, vabbè, la moglie del datore di lavoro, se lei è consenziente. Certo. Ecco professore, come diceva il giudice Pott nel 1929, non tutti i giudici sono come questo. E allora, visto che io vi ho sempre parlato di Pitigrilli e vi consiglio la lettura ardentemente di Pitigrilli, vi faccio vedere due libri che dovete comprare a qualsiasi prezzo. Ci sei? Okay. E quest'altro. Ah, questa è carina. È molto emblematico. È molto carina. Non lo conosco il libro, ma già dal titolo mi piace. Esattamente. Vabbè. Allora, con questo io al momento concludo. Avrei altre cose da leggere e direi che tagliamo qui e facciamo un'altra trasmissione perché vogliamo leggere questo. E questo ve lo facciamo vedere. Questo è stato un libro azzeccato nel momento giusto, proprio on the time, proprio non poteva cascare più acceso, come si dice a Roma. E si parla anche ovviamente dei vaccini. Allora aspetta che lo riprendo. Ok, basta così, sì. E chiudiamo.